Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenute nuovamente sul canale e benvenute in questo video che sarà un video un po' più particolare perché è un video molto 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 glitterato e molto sobrio, perché volevo farvi un get ready with me, che vi volevo fare vedere questa palette in azione. Questa palette mi è stata inviata da Beauty Big Bang, che è un sito che penso che abbia qualunque cosa di economica concernente il make-up, ma proprio come palette, occhi e tutto il resto, ma anche accessori interessanti, quali possono essere pennelli, quali possono essere spugnette e accessori a prezzi molto accessibili. Quindi comunque è un sito del tipo AliExpress, nel quale sempre i prodotti vi arrivano nel giro di un mesetto circa, ma forse anche di meno, anche 2-3 settimane. Secondo me è abbastanza valido, ci sono dei pezzi abbastanza interessanti. Infatti oggi volevo farvi vedere proprio questa palette qui, che è della marca TZ Cosmetics. È questa palette che ho scelto io, perché mi hanno fornito un budget, quindi ho potuto scegliere. È questa, che si chiama Galaxy. Purtroppo nella videocamera non sarà facile farvela vedere perché il pack è veramente specchiato, il che è carino da vedersi, però per farvela vedere in video non è proprio facilissima. Questa per l'appunto si chiama Galaxy, e vi dico subito che il prezzo di questa palette è in sconto a 12€. Vi lascio anche il codice sconto mio, ovviamente non è un codice affiliato. Se acquistate avete il 10% di sconto sull'intero sito, io non ci guadagno niente, anzi se voi acquistate almeno per 6 volte ci guadagnate voi un giveaway. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo di una palette in glitter, sono glitter pressati, quindi necessito di una colla a parte. Comunque per glitter vi cerco di non farvi riflettere troppo altri prodotti, dei colori caldi, quindi i miei colori assolutamente è quello rosso che mi vede oggi, è questo. Vi devo dire che innanzitutto in questa palette ci sono proprio le tonalità di glitter che magari possono essere più utilizzati. Ovviamente i glitter sono sempre limitanti, ovviamente non sono glitter da tutti i giorni, però passiamo anche da glitter abbastanza sobri, in quanto io ho realizzato anche un look con questo rosino qui, che è molto molto carino nella sua lucentezza. Comunque dà alla fine un make up glitterato abbastanza sobrio, così come anche questo platino. Come potete vedere sono glitter molto luminosi, molto belli, cioè sinceramente a me piacciono tantissimo già come prima applicazione. L'unica cosa forse che vi devo dire è che la grana non è sottilissima, cioè dipende a che glitter siete abituati. Quindi non sono glitter molto sottili, soprattutto questi che vi sto facendo vedere qui, mentre il rosso per esempio è molto più sottile, quello che abbiamo utilizzato oggi. E l'unico colore che un po' mi perplime è questo marrone qui, perché non è poi così tanto brillante, all'interno dei riflessini ramati, ma che comunque non brilla così tanto. Quindi l'unico che non mi piace è questo. Non lo so, credo che sia un colore proprio che bisogna provare sull'occhio per cercare di capirlo meglio, però comunque lui non mi ha entusiasmato tanto. L'altro colore che mi ha entusiasmato tanto, perché come sapete io amo i glitter olografici, è questo, e che se vi ricordate è lo stesso identico. Nel frattempo vi tolgo questa palette così torna un colorito umano. Questo è dello stesso identico colore degli glitter che vi faccio vedere spesso, quelli olografici, quelli molto molto brillanti, e secondo me è una buona alternativa a quelli che purtroppo non vi riesco più a reperire su AliExpress. Ma bando alle ciance, io innanzitutto ringrazio l'azienda, è doveroso appunto ringraziarla, e vi lascio direttamente al tutorial. Ho già messo il primer, solito primer di Smashbox, quindi iniziamo subito con il trucco molto molto sobrio e inizio a utilizzare la palette Sofix per fare la cornice, in modo tale poi da avere proprio la nostra sfumatura già pronta e mettere direttamente i nostri glitter per essere sempre più sobri. Di solito prendo questo bianco, purtroppo in questa palette non c'è un panna vero e proprio, ma quello è più che altro un colore sabbia, per cui non è tantissimo tantissimo chiaro, non è molto illuminante, e quindi vado ad utilizzare questo. Per fortuna non è pigmentatissimo, quindi non va a schiarirmi tantissimo il mio occhio. A me non piacciono tantissimo gli stacchinetti, quel bianco gesso a me anche no, e quindi alla fine può essere anche utilizzato al posto di un semplice ombretto panna, cioè mediamente pigmentato, e questa cosa comunque non mi dispiace per niente. Iniziamo con i colori sobri. Vado a prendere questo rosso e me lo vado a mettere direttamente nella piega dell'occhio con un pennello sempre da sfumatura.
vado a applicarlo a poco in modo tale da non creare troppo danno e vado via via a portarmelo sulla piega andandolo ovviamente a sfumare. Un trucco ogni tanto un po' più particolare, a differenza dell'ultimo che avete visto, ci sta sempre, voi sapete che a me piace tantissimo giocare con i colori. Come potete vedere, man mano che lo vado a costruire, questo ombretto è veramente bello e comunque sfumabile, nonostante il non sia proprio un rosso puro, ma più che altro un rosso fragola, però comunque wow. Vado a portarmelo anche leggermente nella porzione più esterna e vado ovviamente a sfumare. Vado a prendere il mattone con un pennello penna un po' più preciso in modo tale da iniziare la nostra sfumatura. Poi utilizzeremo anche il marrone per andare a definire maggiormente la nostra piega e vado quindi a portarmelo al di sopra del rosso fragola e vado a definire la mia palpebra quasi inesistente. Anche in questo caso, questo è un rosso un po' più rosso rispetto al precedente. Vado quindi a portarmelo a livello della piega. Vado a prendere il pennello di prima, col rosso di prima, e vado un attimino a sfumare maggiormente i bordi, in modo tale sempre da rendere tutto più uniforme. Vado a prendere anche un pochettino di bianco, sempre quello della stessa palette, e vado a sfumare ancora meglio i bordi in modo tale da creare proprio degli highlights, quindi delle parti un po' più chiare. Con un pennello penna ancora più piccolo vado a prendere il marrone, questo che tende leggermente al rossiccio borgogna, e vado ad applicarlo sia nell'angolo esterno per andare a definire il mio occhio che leggermente sulla piega, in modo tale da scurire un po' il tutto e, dato che andiamo a utilizzare dei glitter che sono comunque rossi, andiamo a definire maggiormente la piega. La faccio, vado ad applicare il rosso lì sulla palpebra in modo tale che mi si crea quasi una base da poter utilizzare con i glitter. È vero che in questo momento l'occhio si è chiuso un pochettino, ma adesso vedrete il miracolo. Il glitter secondo me più particolare della palette è proprio questo. Questo rosso, cioè sono tutti belli secondo me, sono tutti dei colori abbastanza portabili. Ovviamente sono glitter che non possiamo utilizzare da soli, ma dobbiamo andare a utilizzare su una base. E io prendo questa, che è di Whimper Well. Questa la ho da tantissimo tempo, mi era stata inviata tantissimo tempo fa, ma come potete vedere l'amo. Cioè quando io amo un prodotto, si vede in che condizioni è veramente veramente valida come colla. Mi sembra che costa intorno ai 9 euro, però è reperibile solamente o al Cosmoprof, se non erro al Cosmoprof c'erano, oppure online. Vado a utilizzare questa colla direttamente dallo stick e la vado a mettere dove mi interessa utilizzarla. Vado a prendere poi i glitter rossi senza chiudere l'occhio, attenzione, conviene picchiettarli direttamente col dito in modo tale da essere un po' più precisa e facilitare l'adesione del glitter direttamente alla palpebra, perché altrimenti col pennello non è tantissimo semplice e come potete vedere sono strepitosi. Come sapete che la sfumatura è sempre fondamentale anche per me, vado a prendere il pennello con un po' di colla e vado a trascinarmi i glitter quasi a sfumarli, in modo tale da non avere troppo stacco con la mia sfumatura. Non avete un occhio, come praticamente nel mio caso, è importantissimo andare a sfumare per evitare comunque di avere questa ghiaccia di colore. Un po' di colla mi aiuta nell'andare praticamente a sfumare bene questi glitter e se vedo che ci sono dei buchini ovviamente vado a riapplicare anche un po' di glitter a parte, in modo tale da rendere tutto sempre più uniforme possibile e immaginabile. Ovviamente una volta che si asciugheranno questi glitter andremo a riapplicare di lato l'ombretto per andare a definire, per andare a uniformare meglio i colori tra di loro. Quindi aspettiamo un attimino che si asciuga e procediamo col make up. Mentre attendevo che la colla si asciugava ho fatto anche l'altro occhio in modo tale da essere un po' più veloci. Come punto luce della palette Sofix vado ad utilizzare questo qui, che ancora non ho provato nemmeno una volta, quindi andiamola a provare subito, vediamo un pochettino che effetto fa. Bello, abbastanza carino. Anche in questo caso ovviamente dobbiamo andare a sfumare per rendere tutto più uniforme possibile e immaginabile. Questo trucco, nonostante sia molto particolare,
mi piace un casino. Vado a prendere come al solito la matita nera e vado ad applicarla all'interno. Sporco leggermente anche la rima inferiore. Con un pennello angolato, sempre al solito sottile, vado a prendere il marrone e lo vado ad applicare proprio qui per congiungere rima inferiore, rima superiore e creare proprio questa digressione uniforme. Utilizzo solamente in questa parte perché ho intenzione di sfumare con un po' di rosso e creare tutto un po' più drammatico, molto più drammatico e vampiresco. Quindi vado a prendere il mattone sempre alla palette di Sofix e vado ad applicarlo qui e me lo trascino leggermente anche verso il marrone in modo tale da creare questa digressione che riprenda anche la palpebra superiore. Primer, mascara e mascara, come al solito, e abbiamo finito. Mascara, sempre quello di Essence. La tips di cui mi sono accorta, la prossima volta il glitter non lo porterò direttamente nella piega perché sto vedendo che un pochettino è crepato, ma credo proprio che il glitter sulla piega non regge tantissimo, soprattutto sulla mia piega, perché tende a scivolare l'una sull'altra, quindi non dico che l'effetto sia brutto, però per me che sono perfezionista un pelittino si vede che si è staccato. Quindi se avete l'occhio come il mio, mantenetevi sotto nella vostra palpebra mobile, non andate oltre. Mi sono scordata di dirvi una cosa, che mentre qui avevo usato la base rossa, qui non ne ho usato la base rossa per vedere proprio se era un glitter coprente o meno, evitare diciamo quelle scamotage. In realtà la differenza non si nota, quindi non era necessario l'ombretto. Ok, trucco occhi fatto, passiamo alle labbra. Come rossetto ho applicato Berry Toll di Wet n Wild, io me lo ricordavo marroncino, invece su di me è molto molto pescato. Quindi non so che cosa sia successo in questi giorni, però secondo me comunque con questo look ci sta qualcosa di molto molto sobrio, molto più raffinato e molto più tranquillo. Quindi eccolo qui il look finito, io spero che comunque vi piaccia, certo lo so che è un look abbastanza particolare, però non possiamo sempre creare contenuti troppo sobri, lo sapete che ho bisogno sempre di nuovi stimoli e nuove idee, quindi spero che il video vi sia piaciuto, sempre se vi va e ci vediamo alla prossima, ciao!